calcoli che quando ti sposi compri tutto il pacchetto. Nel pacchetto c'è lei, l'altra. Una persona che quando sei fidanzato sta nascosta anche dietro le corde e non la vedi mai. Ma appena brilla un anello, accanto a un altro anello, diventa protagonista della tua domenica. Sono la regista della tua domenica. No, io tutta la settimana mi rompo il cazzo. Faccio circa 800 cose che non mi piacciono. La domenica vorrei fare cose mie. No, sono la sua mamma e devi venire a mangiare a casa mia. Una domenica sì e una domenica sì. E se stai male, sì, ti copri un po'. Di merda, amico. Veniamo a questa domenica. La conosciamo benissimo. Tutti i parenti vestiti a saldo. Se sai i discorsi, battibecchi. C'hanno le cassette C90 nel cervello. Play, dicono sempre solite cose. Non fanno cane. No, no, perché... Tu arrivi lì, levi la cassetta. Io improvviso. Vedi, non mi si chiude nemmeno lo sportello. Vedi? C'ho da giocare a pallone. C'ho la borsa, ci tengo la domenica, quindi mangio qualcosa di veloce e me ne vado. Suocera esce dalla cucina buttando giù la porta così. A 65 anni non vuole dimostrare che a una certa età si veste come Moira Orfei. Fusò tigrato, due tagli in meno, dove intravedi un sottopancia, protopancia, pancia, sovrapancia, due rotoli, sottopuppa, protopuppa, puppa sovrapuppa, sottomento, basta, fermati lì, sembri la Liguria. Allora, vediamo quella domenica, borsa, c'ho la partita, 40 minuti signora, lei mi fornisce ogni domenica un piatto di involtini. Vassoio inox, entra, delle volte anche in nordica rossa a cinque ganci. 100 involtini. Gli aeroplanini della morte. Li conosciamo benissimo, pesantissimi, perché apre il frigo e ci mette tutti gli avanzi della settimana nel brandello di carne, lo involtina, quello reagisce chimicamente, ma lei lo uccide con lo stecchino. Se ne mangi due, dopo 5 secondi ti appare vagamente la Madonna. Bene, signora, io la ringrazio. Molto buoni. Sì, buoni. I stecchini sono qui, ve ne l'ho firmato, ci ho messo la data. Può chiamare anche la polizia, io sono in regola, l'ho mangiato, signore, buoni, veramente buoni. Un goccio di caffè e vado a giocare a pallone, la ringrazio veramente di cuore. Dai, li ho fatti per te, dai, su. Guarda che mi offendo, signora, facciamo così, il caffè lo metti in un cucchiaino, tu me lo spara qui così. Vorrei un caffè, veramente, c'ho la borsa, c'ho giocare a pallone, veramente, non esiste, veramente, buoni, veramente. Dai, su, su, dai, dai, guarda, sono rimasti 5. Non scherzi, signore. Ora le spiego, i suoi due involtini sono qui, li vede che affiorano? Vede questi altri due? Sono dell'altra settimana. Vede questa cartucciera di involtini? Questo cilicio? Il primo è datato 2003, signore. Veramente, un caffè, mi ci sputi nel caffè, un caffè sputato, signora, veramente, di cuore. Ha le orecchie disegnate, dai, su, dai, sono buoni, su, dai, cosa faccio, li butto via? Dai, sono buoni, su, su, dai. Senza volerlo alza un po' il vassoio, senza volerlo del sugo ti finisce dentro la camicia
dalla rabbia comincia a trascimare sugo. Finiscono tre piselli, qui diventi capitano, signore, è un ordine. Sono graduato. Vada laggiù, le do 800 euro, laggiù, 800 euro se va laggiù. Dai, su. Su, dai. Dai, su, dai. Non scherza più, dai. Dai, su. Dai, te li metto qui, qui vicino al purè. Uno, due. Guarda, ci sta anche il terzo. Uno, due, tre. Non si tre senza quattro. Vai, su, su. Dai. No, veramente, signor. Su, uno, due, tre. Dai, uno, due, tre. Qui. Su, uno, due, dai. Su, uno, due, dai, te li metto qui. E ti porta over, over, oltre il limite. Over. Eccolo, signori. Over. Mi hai rotto il cazzo. Ti può andare? Ti può andare, mi hai rotto il cazzo? Come te la vivi, mi hai rotto il cazzo? 11 anni che mangio involtini di merda che mi fai te. Non li ho mai digeriti, i tuoi involtini. 11 anni. Ho detto, ora glielo dico, poi... Te l'ho detto. Lei. Dai, uno, due. Prendi due stecchini.